Live from the world's capital markets, here are the latest financial headlines brought to you by Arise Academy. Salve a tutti e benvenuti a Resoconto Finanziario Quotidiano del venerdì. Google Cloud ha affermato che offrirà servizi di cloud computing basati sul nuovissimo chip per data center di AMD, una mossa che probabilmente intensificherà la spinta di AMD per accaparrarsi quote di mercato dalla rivale Intercorp. L'inflazione in tutto il Regno Unito è aumentata oltre l'obiettivo della Banca d'Inghilterra per la prima volta in quasi due anni, poiché il costo del carburante, dell'abbigliamento e dei pasti è aumentato, mentre l'economia è uscita dal lockdown di Covid-19. Il dollaro americano è in fiamme, in aumento dopo che la Federal Reserve ha segnalato un tono più aggressivo nella riunione politica di giugno e sembrava stimolare un ripensamento del percorso della valuta nel 2021. La coppia won sudcoreano dollaro americano ha avuto una piccola spinta verso il basso nell'ultima sessione, facendola cadere dello 0,1%. L'indicatore Williams indica un mercato oversold. La coppia Bitcoin dollaro americano è crollata dell'1,6% nell'ultima sessione. Il segnale buy dell'indicatore stocastico contraddice la nostra analisi tecnica generale. La coppia oro dollaro americano è crollata del 2,2% nell'ultima sessione. Il segnale sell del MACD è in linea con l'analisi tecnica generale. La coppia petrolio grigio dollaro americano è caduta dello 0,4% nell'ultima sessione, dopo aver perso l'1% durante la sessione. Le RSI indicano opportunità di selling. L'indice dei prezzi di produzione della Germania sarà rilasciato alle 6, la riunione dell'Ecofin dell'Unione Economica e Monetaria alle 7, i Baker Hughes US Oil Rig Count degli Stati Uniti alle 17. Consumer Inflation Expectation del Regno Unito sarà rilasciato alle 8.30, la vendita al dettaglio del Regno Unito alle 6, la decisione sui tassi di interesse della Banca del Giappone alle 3. Ci auguriamo che abbiate apprezzato le prospettive di mercato del venerdì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo.